Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi, puntatona. Siamo letteralmente vicini alla fine. Siamo praticamente a due soli personaggi da reclutare per concludere il nostro cammino delle 108 stelle. E siamo a un passo dal ritornare a casa, ovvero Solfalena. Il passo precedente, ovvero lo step prima di Solfalena, è Stormfist, che assedieremo ora. Quindi, let's go! Diciamo che la parte finale del gioco è molto story-driven, perché giustamente non ci sono reclutamenti, non ci sono cose opzionali, non c'è più niente, abbiamo già fatto tutto. Quindi questo è tutto il rush finale, che non dura neanche tanto in termini di ore di gameplay, però in base anche a quello che si deve fare, giustamente ci farà perdere tempo. Ah, principe e Lucrezia, ma che fine avevate fatto? Perché? Cos'è successo? Vostra Altezza Reale, gli uomini che avevamo mandato a Stormfist sono stati assaltati da un potente potere magico. Fortunatamente l'attacco non era preciso. Se fosse stato un colpo diretto, nessuno sarebbe sopravvissuto. Dicono che era simile all'incantesimo che abbiamo visto a Dorat. La runa del crepuscolo. Stavolta potreste dover affrontare una situazione simile alla vostra. Che vuoi dire? Sospetto che chiunque abbia adesso la runa del crepuscolo sia stato scelto dalla runa stessa. Come? Ma chi? Secondo voi chi? Non importa chi sia, ma è fondamentale fermarlo subito. Forse hai ragione. Probabilmente potremmo finire in una trappola, ma dobbiamo indagare immediatamente. Una trappola dopo l'altra. Vostra Altezza. Speravo di poter ignorare Stormfist e andare direttamente a Solfalena, ma sembra che non ci sia più possibile. È probabile che anche Stormfist stiano complottando qualcosa. Kilderic e il generale Novum si troveranno a Stormfist in questo momento. Se ci dirigiamo a Solfalena, quei due ci potrebbero attaccarci dai fianchi. E se portano con loro la Runa del Crepuscolo, il pericolo sarebbe ancora più elevato. Per questo suggerisco di conquistare prima Stormfist. Sono d'accordo. Stormfist è la roccaforte del casato dei Godwin. Un attacco contro Stormfist potrebbe danneggiarli non solo strategicamente, ma anche psicologicamente. Beh, perché ce ne rimaniamo con le mani in mano allora? Bando alle ciance, attacchiamo! Dobbiamo prepararci per la battaglia, Vostra Altezza? Certo. Siamo già pronti. Tutti che lasciano la squadra. Bene. Stormfist è la casa dei Godwin, quindi è ovvio che abbia delle difese molto solide. Non potremo però entrare a Solfalena senza prima aver conquistato Stormfist. Dobbiamo colpirli con tutta la nostra forza. E ragazzi, tra l'altro pensate anche al fatto che c'è un personaggio in tutto il gioco che non è mai stato chiamato come Stella del Destino. Quindi, se fate 2 più 2, sapete già cosa succederà. Allora, questi in realtà li possiamo togliere, perché non hanno nulla da potermi dare, quindi io direi di avere... Non abbiamo carica, nulla? Malissimo qua. Ah, perché battaglia navale? Oh cacchio, però Cius come battaglia navale... Vabbè, mettiamo allora recupero e confusione a questo punto. Anche se mi sarebbe piaciuto sbarramento. Però siamo truppe di terra, giustamente. E lui non lo posso togliere, quindi no, va bene. Recupero e confusione, ok. Voi ariete, però non avete abilità. Sta cosa non mi piace proprio. Potrei anche toglierlo direttamente l'unità di terra di Armes, perché tanto non me ne frega nulla. E mettere come unità, esatto, i castori. Assolutamente i castori, sono 10.000 volte meglio. Qui va bene, l'arco, ok, runa, qua abbiamo runarchi, qui ovviamente mettiamo il supplemento.
qui il cavaliere del drago va bene. Qui abbiamo carica e recupero. Cavallo, ok, ci può stare. Lancia con 3 cariche. Oddio. George cosa dava? George non dava attacco in più? Attacco più 9 carica. E altre 2 cariche. Così siamo a posto. Abbiamo le lance. Fanti, cavalli, runarchi. Sì, ci siamo. Possiamo catturare Stormfist. Ok, assedio di Stormfist. Loro a 3200 truppe. Porco Giuda. Porci traditori, basta qualche piccola vittoria e già pensano di poter conquistare Stormfist. Le strade della città saranno ricoperte del sangue dei traditori. Il massacro inizia adesso. Non pensavo che avrei mai visto Stormfist presa d'assedio. Non dobbiamo cedere il castello di Lord Godwin nelle mani dei ribelli. A tutte le truppe, dobbiamo fermare l'invasione dei ribelli a ogni costo. Questa battaglia si trasformerà in un assedio. Dobbiamo ridurre il numero dei loro uomini finché possiamo. Cercate di non rischiare nulla se il nemico usa la runa del crepuscolo, intesi, vostra altezza? Quindi, porta giù a Stormfist. E se poi ovviamente Raja o la mia truppa viene distrutta, abbiamo perso. Allora, abbiamo a disposizione le truppe navali e le truppe di terra, ovviamente. Allora, vediamo un po' qua come siamo combinati. Allora, avanziamo leggermente. Qui avanziamo leggermente. I castori che ci aiutano. E anche qua. Qui le truppe d'acqua sono leggermente più deboli. Quindi soprattutto qui avrei potuto mettere l'ariete effettivamente. Che però Cius non lo puoi cambiare. Quindi che fai se non lo puoi cambiare? Allora qua è debole, qua è uguale, qua è forte. Qua è debole, qua... cioè è debole ovunque praticamente Cius. Tranne per l'ariete. Quindi, cioè, capite la situazione che è molto, 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 molto particolare, no? Allora, noi li facciamo avanzare pian piano. In modo tale che appena loro si attivano, perché loro si attiveranno ora. No, in realtà non si attivano perché siamo noi che stiamo attaccando. Cioè, il nostro è il nostro assedio. Va bene, e allora andiamo. E allora andiamo. Abbatteteli tutti, i ribelli non devono entrare a Stormfist. Bene, bene, almeno stavolta Dilber ce la sta mettendo tutta. Se va avanti così. Oh, Sir Kilderick, un'unità non identificata è stata avvistata nel bosco occidentale. Cosa? Eh già, ragazzi. Chi è quello? È una nostra vecchia conoscenza. Hanno iniziato a combattere contro le nostre truppe. Impossibile, sono mercenari? Bah, non sono in tanti. Eliminateli, fateli a pezzi, uccideteli. Mia signora, dove salta fuori quell'unità? Non ne ho idea. Oh, a pensarci bene un'idea ce l'avrei. Vostra Altezza, sono senz'altro nostri alleati, aiutateli. Sì, esattamente, però andiamo indietro, facciamoci inseguire. George! Rodere. Loro hanno due sbarramenti, Facciamo attenzione. Ok, andiamo all'attacco. Rodere anche qui. Ovviamente sbarramento. Il primo.
giustamente. Ok, loro praticamente non si stanno muovendo più, quindi loro li portiamo qua. Quindi fino a qua possiamo avanzare. È importante eliminare le truppe di mare. Ok, ultimo sbarramento. Va benissimo. 75 ancora, siamo estremamente buoni dal punto di vista offensivo. Ok, andiamo di sbarramento anche noi. Ottimo colpo. Benissimo. Ora appena scendono sotto i 50. Don't let them get away. Appena scendono sotto i 50 usiamo la runa acqua. I castori praticamente li possiamo mandare. Ecco che, perfetto. Li possiamo mandare praticamente ovunque, letteralmente. Don't let them get away! Shoot! Shoot! Li abbiamo circondati malissimo. Boom, direttamente shottati, ottimo. Io non so se la runa acqua in teoria cura tutti, ma non credo. Bene, e siamo tornati a 100. Uguale. Charge! Ok, qui siamo più forti. Ora loro che si avvicinano, madonna, addirittura qua. E invece no, lo facciamo qua. Fire! Bene. Get them! Che stiamo andando molto bene in realtà. Go! Perché i recuperi li utilizziamo quando siamo attorno alle 50 unità, quindi fin quando non siamo alle 50 unità possiamo spingere. Get them! Cioè a metà vorrei dire, no? Quindi se loro hanno 150, 75. Charge! Ecco, li abbiamo praticamente chiusi. Get them! Sono completamente bloccato. Benissimo, 64, quindi qua è arrivato il momento di utilizzare il recupero. Pietra fortuna, ottimo. Charge! Non hanno curato benissimo, eh. Vabbè. Allora, tu cos'hai? Acqua effettivamente. Quindi voi siete a 75.
239, però ovviamente tu non puoi attaccare da nessuna parte. I castori non sono deboli. Ah, infatti. Allora, qui andiamo. Qui utilizziamo un recupero qua, così loro non si muovono più. E voi avete ancora due recuperi, quindi voi siete forza uguale, per cui saremo di completo supporto ai castori. E qui l'altro arco. Vabbè, allora, le truppe di mare in realtà potrei anche evitare di attaccarle adesso, sinceramente. Non ho praticamente motivo. Non ho letteralmente motivo. Cioè, se vengono loro ad attaccarmi, ok, ma io non ho più bisogno di attaccare nessuno. Charge! No, battaglia normale. Now! Ok, torniamo indietro. Perfetto, ora qui iniziamo ad alzare le truppe, anche quelle nostre. Alziamo tutte le truppe. Benissimo. Ok, qui 84. Qui vento, che dove mi posso curare da solo. Acqua, posso curare i castori. Qui posso curare noi stessi. Ok, qua mi sa che le truppe, vedete, stanno ferme. Cioè, non... ah no, forse quelli mi vengono ad attaccare. Sì. Charge! Loro sì, li devo attaccare necessariamente. Go! Perché se utilizzano la runa acqua è un casino. Ecco, 58. Eccala. No, madonna mia. No. Let's go back. Non ha senso. Abbiamo consumato tutti i recuperi, tutte cose, quindi no. Lasciamo perdere. Tu qui un attacco volendo lo potete fare? O qua, non lo so. No, quello minchia. Si sono recuperate tutte praticamente. Giusto per fare vento e recuperare, mi serve, non per altro. No, non li attacco. Se avessi impedito di utilizzare la runa acqua, allora sì. Ma col fatto che hanno utilizzato la runa acqua non mi interessa più. Possiamo portarli indietro. Allora, qui come siamo combinati? Allora, cavalli, fanti, archi. Allora, Kilderic, che fai? Vieni, ti avvicini? Ci riesco a farti avvicinare?
Sì, ok. Ce la facciamo. Bene, ottimo. Allora, qui facciamo noi carica. Ho due recuperi, sì, però... Oh no! Non dovevano andare di là. Esatto, bravi, avvicinatevi tutti. Put 'em to rout. Altra bella carica. Allora, se riusciamo a togliere subito l'unità di Kilderic, tanta roba. Tantissima roba. Ah, lo sbarramento addirittura. Lo sbarramento da terra. Wow. Però guardate chi è lui, ve lo ricordate lì, no? Eh sì, ragazzi, lui è l'ultima truppa da reclutare. Anzi, la penultima in questo caso. Now! Oddio, è andata là nella truppa di cose. Ah, ok, meno male, così torno indietro. Tu torna indietro. Tu torna indietro, per favore. Ecco, voi venite di qua. Tu avvicinati. Don't let him get away. Voi avete perso praticamente tutto, quindi lo so, qui ora dobbiamo sfruttare i recuperi poi, eh? Ok, ma l'unità di Kilderic è praticamente morta. Quanto è? 120 carico. Eh sì, perché se la fa lui è un problema, invece gliele sparo tutte io e cerchiamo di eliminarlo il prima possibile. Get them! Oddio, no, battaglia normale. Forse loro ci caricano. No, non ci caricano. Ok, si sono allontanati. Vediamo se carica lui. No, non carica. Bene. E allora Kilderic potrebbe andare giù. Yes. Ottimo. Get them. Carica. Devo riunirli tutti vicini ora. Loro li mando ad attaccare lì. Go! Madonna mia, direttamente shottati. Ok.
Loro li buttiamo qua. Don't let them get away! E qui ora utilizziamo tutte le cariche. Perché così ora loro... Ah, stanno andando libero. Don't let them get away! Non pensavo. Ok, e allora... Boh, tutti da questo lato. Get them! Loro non caricano, però. Get them! Benissimo. Put them to rout. Io vorrei tanto, ecco, ok. Loro hanno caricato qua. Quindi si spostano indietro. Don't let him get away! Devo spostarli ora tutti indietro loro. Parapapa. Sì, dobbiamo metterci praticamente tutti qua, perché ora io faccio Alba con lui. Così ci curiamo. Cerco di eliminare le truppe dei generali perché loro hanno begli oggetti addosso. È molto importante questo. Bene. Ora, tu hai ancora un recupero, quindi vai tu. Voi tornate indietro. Tu hai ancora una carica. Bomba, distrutti. Benissimo. Ma benissimo proprio. Recupero lo utilizziamo adesso. Ok, qua possiamo chiudere la faccenda. Quali sono le truppe che gli mancano HP? Forse in mare? Ah sì, in mare. No, no, fermo. Ecco qua. Stavolta mi sa che fa danno però, eh. Cos'è stato? La runa del crepuscolo. Ma non era affatto simile al flebile attacco di Alenia. Fermate l'attacco, al riparo! Oh! Perché ci hai messo così tanto? Perché quella maledetta non l'ha usata prima? Ritirata, tutte le truppe, torniamo a Stormfist! Olè! Eh sì, c'erano quelle 13 truppe che dovevo recuperare in realtà. Che non ho recuperato della barca perché ho scordato di fare il recupero. Vabbè, sono un tacchino io. Mea culpa in questo caso. Si sono barricati dentro Stormfist.
Vorrei che li avessimo decimati un po' di più. Non potevamo fare assolutamente nulla contro quella magia. Se la Runa del Crepuscolo emana un potere così grande, il motivo può essere solo uno. Chi la possiede è stato scelto dalla runa stessa. Questa è una vera disdetta. Le normali tattiche di assedio non servono più. Le perdite sarebbero enormi. Vostra Altezza, mia signora. Un emissario dell'unità che si trovava nei boschi occidentali desidera parlare con Sua Altezza. Principe! Già. Quanto tempo! Shun, sei davvero tu? Ah, ora capisco, eravate voi. Ecco perché li avete fatti a pezzi come niente. Ci siamo divertiti un po'. Ora che il principe è in guerra con quei nobili, perché mai i gladiatori dovrebbero inchinarsi al loro volere? Stavamo aspettando che l'esercito del principe arrivasse qui per poter combattere al vostro fianco. Shun. Principe, state per attaccare Stormfist, vero? Che ne dite di intrufolarci in città per rendere le cose un po' più interessanti? Sai come entrare a Stormfist? Eh? Principe, Sir George, pensavo che conosceste il passaggio segreto. Eh sì, le fognature. E anche il boschetto, no? Quello dove siamo stati per liberare a Marina. Ah, quello sotto l'arena. Ma pensavo che lo avessero chiuso. Già, ma noi l'abbiamo riaperto, scavando in segreto, ovviamente. Principe, ci infiltreremo a Stormfist e scateneremo l'inferno. E poi vi apriremo anche la porta della città. Restate in attesa fino a quel momento. Aspetta, sarebbe un suicidio solo tu e la tua unità andaste da soli. Quelli hanno la runa del crepuscolo. Verrete massacrati se incontrate il possessore della runa. Già, ma un attacco frontale al castello sarebbe ancora più da pazzi. Verrebbe uccisa molta più gente. Fidatevi di me, funzionerà. Lasciate che ci pensiamo noi. Non dico che non dovreste infiltrarvi, è solo che penso che sarebbe un suicidio se andate da soli. No? Verrò con voi. E tu, possessore della runa dell'alba, verrai anche tu. Aspetta un attimo, non credi che sia un po' troppo rischioso? E se il nemico si accorgesse che il passaggio sotterraneo è di nuovo libero, vi prenderebbero subito? No, credo che non ci saranno problemi. Ma, mia signora... Correremo dei rischi molto più seri se il principe non dovesse andare. Principe, Zerase e Shun, giusto? Contiamo su di voi. Ci pensiamo noi. È un onore combattere al fianco del principe, ce la metterò tutta. Ed è stato reclutato anche Shun. Ora, ragazzi, manca soltanto l'ultimo. Vado anch'io. In fondo conosco quel passaggio come il palmo della mia mano. Ottimo. Chi altro volete che vi accompagni, Vostra Altezza? Vabbè, è assolutamente Alzared a questo punto, visto che l'abbiamo avuto fin da sempre. E mi porto Miakis per ora. Perché con lei mi cura e soprattutto mi fa anche l'attacco combinato. Qui, Babbage. Egbert, dov'era? Trattano, trova tesoro? Dov'era? Mi serve... Cedi? No, era Cedi, non mi ricordo. Non mi ricordo, era Cedi se non sbaglio. Era quello per tentare di droppare gli oggetti più... diciamo più rari dai boss, ma non mi ricordo. Però sì, dovrebbe essere Cedi. Sì, molto bene. Vostra Altezza, vi prego, state molto attento. Ok, allora sistemiamo la formazione, perché Shun deve essere messo davanti. Io posso andare tranquillamente dietro. Zerase assolutamente. Ma anche George deve essere messo davanti. Ok, così dovrebbe andare. Ok, così dovrebbe andare. Dove devo andare? Di qua? No, qua è dove c'era la capanna, se non sbaglio. È al contrario. Eh sì, è al contrario.
Meno male che ho Alzared, che mi annulla praticamente gli incontri casuali deboli, così almeno siamo più veloci a muoverci. Tanto avrò un modo di farmare, non vi preoccupate, c'è, ci sarà un bel modo per poter farmare. Ah no, allora giusto, dobbiamo andare... Ah, vero, perché dobbiamo fare il giro... Certo, allora giusto stavo facendo. Certo, perché da là si esce. C'è l'uscita dei boschi, quindi non c'entra nulla. Mentre invece noi dobbiamo andare qua dietro. Scusami, ma... Ah, infatti, eccola. Il sentiero, quello che abbiamo usato con Sialitz, no? Per liberare... Per liberare Marina quando era stata rapita da quei rapitori. E a proposito di Sialitz, scusami, ma no, e allora non sto capendo dove dobbiamo andare. Scusa, qua il pozzo non c'era. Scusami. Scusa, qua il pozzo non c'è. Cioè, sono io che mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, sinceramente. A meno che c'è un'altra strada qui che non ho visto. Perché noi, scusa, quando siamo venuti qua... Eh sì, vabbè, qui c'era il forziere, ma... Ah, da qua... No. Scusami, noi quando siamo venuti da qua... Noi eravamo già dentro i boschi. E non mi fa passare sto stronzo. Ecco, ragazzi, sì, c'era l'altro passaggio. Ah no, ma forse questo era solo per il forziere. No, allora devo capire bene da dove dobbiamo andare, perché sinceramente non me lo ricordo, ragazzi, vi giuro. Non me lo ricordo. Oh, ragazzi, sì, non, veramente non me lo ricordavo. Vi giuro, non me lo ricordavo, ma il passaggio è questo qua sotto. C'è proprio davanti alla faccia. No, veramente non... Niente, impensabile. Impensabile questa cosa, vi giuro. Non me la ricordavo. Cioè, ho girato mezz'ora come un deficiente. Non me la ricordavo. Purtroppo ve l'ho detto, la memoria fino a un certo punto poi si blocca e non si ricorda più niente. Comunque, finalmente possiamo entrare a Stormfist e qui, ragazzi, ci saranno delle belle rivelazioni. Ci saranno veramente delle belle rivelazioni e sarà figo. Sto avendo un brutto déjà vu. Andiamo, il passaggio dovrebbe essere ancora aperto. E tra l'altro vi ricordo che soltanto... Il passaggio non era questo. Scusa, il passaggio doveva essere qua. Ah no, dobbiamo uscire da qui. Allora, saliamo all'arena. Qui, ragazzi, ora non va bene, il passaggio è bloccato. Da qua. Già, siamo pronti ora per... Ta-da! Into my trap. How does it feel to get duped? Damn it! How fitting I get to kill you right where we first met. This must be fate.
or not. Who really cares? What the? What was that? It's the Twilight Rune. Looks like we've been spared. That damn woman. What the hell does she do? Bella maledetta donna. Experiencing a little rift in the family, huh? Doesn't look like there's any hope for you now. I'm not done for yet. Come on. This ends now. Qui ragazzi c'è un piccolo easter egg, o comunque una piccola chicca. Se avete Belcult nel party, si offrirà a lui di combattere contro Kilderic. Mentre invece in questo caso sarò io, perché non c'è nessun altro. La tua morte sarà lenta e dolorosa, e voi sanguinerete lo stesso destino. Seguirete lo stesso destino. Finalmente potrò soddisfare la mia sete di sangue. Oh. Ecco qua. Cosa ha bevuto? Esatto. Non mi piace per niente, principe. Ha bevuto praticamente la stessa pozione che bevono i soldati dell'occulto. Come se avesse tipo la runa incremento. Allora, piccola roba da sapere in questo duello, perché sarà un duello, in base al verso che farà Kilderic, sarà un attacco normale, blu, speciale o guardia. Più è lungo il mugugno, ecco, più è lungo il mugugno, più l'attacco è speciale. Questo è fatto apposta per non farvelo capire, ma in realtà... Ecco, ma in realtà si capisce. Però vedete, solitamente lui è molto puntato verso l'attacco speciale, perché è come se fosse stato su Berserk. Tra l'altro l'RNG mi sta andando super, super facile, perché non è detto che lui faccia sempre... Ecco, questa è guardia, se non erro. Sì. Più è lungo il verso, più l'attacco è forte. Tranne quando fa che è guardia. Easy, molto easy. Ora si rialza. O forse no. No, non si rialza. Principe Joe, stai bene? Certo, il fatto imperfect. Cosa gli è successo? Forse era una droga molto potente, il suo fisico non ha retto. Prima di morire voleva uccidere il maggior numero di avversari, cioè noi. Che stai facendo? Il possessore della runa del crepuscolo è nel castello, non perdiamo più tempo qui. Neanche un attimo per riprendere fiato. D'accordo, muoviamoci. Ok, qui adesso ragazzi è tutta esplorazione, perché ci sono oggetti da recuperare. E poi quando si arriva in cima avremo a che fare con il possessore, o in questo caso la possettrice. Oddio, non so più parlare in italiano. Allora, io però voglio andare nelle altre zone. Madonna, non mi viene. Mi si incrocia il cervello e mi si incrocia la lingua. Allora, infermeria non mi serve, fronte arena neanche. Allora, ok, possiamo salire. Ah no, non mi fa esplorare il castello, proprio zero, proprio. Niente, io volevo esplorare il castello, impossibile. Vai chiuso.
perché no, niente, non mi fa andare. Più che altro io qua, se non sbaglio, no, se non mi ricordo male, qua nel castello Godwin, forse dopo, si doveva trovare il martello, l'ultimo martello. No, non mi fa andare da nessun'altra parte. Ma se non ricordo male, qua c'era il martello di platino. Ah certo, ma qui siamo ancora nell'arena. Questo è il castello. Ora qui sono gli oggetti. Eh sì, perché il castello, esatto, primo boss, generale Dilbernovum. Vedo che perfino Kilderich non è stato alla vostra altezza. Incredibile. Ma non andrete oltre. Ucciderò chiunque osi entrare nel castello di Lord Godwin. Perfino tu, Joe. Anche se sei il fratello di sua maestà la regina. Eh già. Eh già. Madonna mia, George. Bello. Lo so. Tecnicamente Shun sarebbe il Wakaba della situazione, però ovviamente non gli ho potenziato armi, non gli ho potenziato niente, quindi è troppo scarso. Now it's my turn, Prince. Ok, è praticamente, madonna mia, è già morto praticamente. Penso che con la pioggia di meteore l'ho sciotto. Ah no, l'ho già fatta la pioggia di meteore. Madonna, 8 MP. Ma no, io faccio l'attacco fisico, faccio molti più danni. Ok, lui è morto. Loro due sono morti. Morto anche lui. E qui ovviamente, boom. Ok, primo boss andato. Sfera critica, molto buona. Molto molto buona la sfera critica. It's over. Sembra un po' l'assedio di Renuil nel 2, questo, no? Dove c'è Lucia che ti affronta. Anne. But why? Lord Godwin isn't even at this castle anymore. Why'd you have to risk your life? This is where Lord Godwin's wife rests. This is where Lord Godwin himself someday will rest. It was my duty to protect this place, to repay my debt to Lord Godwin. But now, tutti i soldati che comunque we'd better go avrebbero dato una grande mano alla causa. Bene, ragazzi, prima di esplorare il castello, noi ovviamente non lo faremo oggi. Lo faremo la prossima volta. Quindi, grazie per essere stati con me e alla prossima.